Buonasera a tutti, eccoci a questo terzo incontro di Astronomia Nova per la serata dedicata alla ripresa in alta risoluzione di Saturno. Quella che andremo a descrivere è un po' tutta la sequenza delle operazioni e delle regole da seguire per ottenere buone immagini planetarie in generale. Nello specifico poi andremo anche a trattare Saturno e gli aspetti particolari di questo pianeta. Questo pianeta ultimamente, tra l'altro, ci ha dato parecchie soddisfazioni a livello di ripresa, proprio perché ha fatto vedere delle grosse novità a livello di atmosfera. Ha mostrato una grossa tempesta nell'emisfero nord, quello rivolto verso di noi in questo periodo, quindi facilmente visibile, che era al limite dell'osservazione visuale e risultava molto evidente nelle riprese eseguite dagli amatori. Siamo in diretta, posso controllare anche la chat attiva sul sito dell'EanWeb, e quindi chiunque volesse fare delle domande in qualsiasi momento può scrivere nella chat e vedremo di poter rispondere a tutte le curiosità che verranno mano a mano. Diciamo, verranno a voi che state seguendo questa trasmissione a seguito di quello che andrò a descrivere. Allora, Saturno, la cosa, diciamo, un pochettino che rende difficile la ripresa di questo pianeta è soprattutto, innanzitutto, la sua distanza dal Sole. Perché? Perché praticamente Saturno si trova a circa 10 volte la distanza dal Sole rispetto a quella della Terra. Questo significa che riceve un'illuminazione circa 100 volte più debole, proprio perché la luce va, diciamo, con una proporzione esponenziale a diminuire rispetto alla distanza. Quindi che significa? Che per un pianeta così debole, che si nota anche facilmente osservandolo visualmente, che già rispetto a Giove è molto più debole, si avrà bisogno di una sensibilità elevata, quindi determinati tipi di criteri da seguire. Quest'anno Saturno e anche negli anni a venire avrà degli anelli, presenterà gli anelli più aperti rispetto a quello che è stato circa 3-4 anni fa, quando erano perfettamente di taglio. Questo significa che anche gli anelli andranno a contribuire con la loro luminosità per aumentare la visibilità e semplificare un po' le riprese. Quello che dobbiamo innanzitutto prendere per iniziare a ipotizzare la ripresa di un pianeta è uno strumento astronomico, un telescopio. Allora, gli strumenti ovviamente vanno bene tutti, ciascuno avrà dei pregi e difetti, e prevalentemente quelli più grandi daranno più soddisfazioni, ma andremo a descrivere quello che si può ottenere anche con strumenti più piccoli. Quelli che si possono consigliare quindi sono strumenti dall'apertura medio-grande, soprattutto in virtù del fatto, proprio appena detto, della scarsa luminosità di Saturno. Se su Giove si riescono a ottenere ottimi risultati già con un 15-20 centimetri, su Saturno questo valore inizia a essere un pochettino troppo piccolo e quindi gli strumenti che io andrei a consigliare su Saturno sono quelli di almeno 20 centimetri di diametro. I riflettori in particolare vengono un pochettino, diciamo, ad escludersi da questo tipo di ripresa perché avendo diametri generalmente sotto i 20 centimetri probabilmente non avranno una luminosità sufficiente ad ottenere immagini molto molto buone del pianeta. Quindi ecco, l'apertura che consiglio è sicuramente quella di almeno 20 centimetri.
Quindi strumenti che in questo caso risultano quasi esclusivamente riflettori e catadiottrici, ovviamente. Quelli che uso io generalmente sono dei Newton, e qui alle mie spalle potete vedere il Newton da 25 che usavo insieme a quello che ho adesso, che è un altro Newton da 36 centimetri, e con il quale ho ottenuto ottime immagini negli anni passati e che uso regolarmente anche quando il segno magari non è buonissimo. Questo perché? Perché praticamente se la turbolenza dell'aria non permette di vedere dettagli molto fini, ovviamente lo strumento grande potrà essere un pochettino svantaggiato. Svantaggiato non significa che otterremo immagini peggiori, ma non otterremo immagini all'altezza del potenziale dello strumento. Quindi cosa otterremo? Otterremo un'immagine magari un pochettino più impastata, grande sì, luminosa sì, ma con dettagli poco fini, poco risoluti. Quindi le condizioni atmosferiche sono l'altro parametro fondamentale che sarà bene valutare prima di una sessione di ripresa. Questo significa che se in quelle poche serate all'anno in cui il segno è buono noi non saremo pronti a cogliere l'occasione, ovviamente avremo perso un'occasione rarissima per ottenere una buona ripresa. Questo, ecco, è un po' il segreto degli astrofili, diciamo di quelli un pochettino più impegnati che riescono a provare molte volte, molte sere, a verificare se il SING è buono, sacrificando tempo, impegni, sonno e tutto quello che ovviamente l'astronomia diciamo, pretende che venga sacrificato. E quindi ecco, valutando più serate si avrà ovviamente una maggiore possibilità di incappare in una serata con l'aria stabile, che potremmo un pochettino intuire anche guardando il cielo. Le stelle ovviamente luccicheranno di meno, saranno meno instabili. Molto spesso l'aria non è limpidissima quando il segno è buono, c'è una leggera foschia che indica un'atmosfera tranquilla e poche correnti in grado di spazzare via questa eventuale foschia presente. E quindi ecco una serie di valori, di parametri che possiamo intuire solo, diciamo, in prima approssimazione visualmente, ma solo con lo strumento diciamo, per una valutazione più precisa. Quindi, ovviamente montato lo strumento, quando le condizioni del SING sembrano promettenti, valuteremo se la serata effettivamente è valida per le riprese in alta risoluzione oppure no. Questo significa anche che ad occhio potremo stimare solamente se il SING può essere scarso, medio o buono. Buono non significa ottimo o eccellente, però ecco, diciamo visualmente non si riesce a fare una stima più precisa di queste tre categorie di SING. Quindi potremmo ipotizzare una serata buona, ma poi con lo strumento potremmo trovarci con una serata, diciamo, solamente più che discreta. Quindi ecco, molto spesso ci troveremo in condizioni in cui le riprese magari non ci daranno buone cose. E questo cosa significa? Significa che praticamente non è detto che noi dobbiamo abbandonare la serata e quindi diciamo, rimettere tutto a posto e non riprendere più. Ovviamente molte immagini possono essere utili a fini scientifici anche se non hanno una risoluzione elevatissima. Le evoluzioni di una tempesta grande come quella che si sta svolgendo su Saturno, per esempio, possono essere, per studiare queste evoluzioni, possono essere sufficienti anche immagini a media risoluzione. Tanto è grande questa formazione e tanto è importante studiarla nelle sue evoluzioni il più continuativamente possibile. Quindi ecco, valutiamo bene se la serata è buona, però non ci abbattiamo troppo e quindi non demordiamo se la serata non promette nulla di buono. Anzi, non è detto che nel corso della serata il SING non migliori, perché il SING
è un parametro che varia molto rapidamente. Mi è capitato personalmente, dopo circa 15 anni di riprese planetarie, di vedere il Singh cambiare moltissimo nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora. Questo significa che praticamente avere una sorveglianza il più possibile continuativa del pianeta e quindi di quello che si vuole studiare in dettaglio è bello, e diciamo, è sicuramente una cosa che può aiutare a ottenere belle immagini. Quindi la prima cosa da fare è valutare l'atmosfera, il Singh. Nel frattempo dovremmo considerare anche il fatto che lo strumento possa aver bisogno di una stabilizzazione termica. Appena si tira fuori lo strumento, soprattutto gli strumenti più grandi, con grossi diametri e blocchi di vetro molto grandi, hanno bisogno di un determinato tempo per entrare in equilibrio termico con l'ambiente circostante, soprattutto in inverno, quando magari lo strumento si tiene al caldo e poi si esce, sarà molto utile a tirare fuori lo strumento almeno un'ora prima. Più lo strumento è grande, più ha bisogno di tempo per questa stabilizzazione. In genere con i Newton, avendo un tubo aperto, questo tempo è un pochettino meno lungo rispetto ad esempio agli Smith-Cassegrain, però si aggira sempre in almeno 20 minuti, una mezz'ora circa, quando per gli Smith-Cassegrain può superare a volte anche l'ora e mezza di tempo. Per montature a giorno, tipo il Newton da 36 che uso ogni tanto, a volte sono sufficienti 20 minuti per uno strumento così grande. Sono veramente pochi, credetemi, per una stabilizzazione abbastanza buona. Quindi la stabilizzazione termica dello strumento fa sì che le immagini siano più stabili anche per merito della stabilità dell'aria all'interno del tubo ottico. Quindi nel frattempo, mentre lo strumento si stabilizza, potremo eseguire alcune operazioni semplici e a cui magari non tutti danno la dovuta considerazione. Prima fra tutti la collimazione dello strumento, quindi punteremo una stella nei pressi dell'oggetto che abbiamo intenzione di riprendere. Per Saturno in questo periodo va benissimo Spica, ad esempio, che sta lì nella Vergine a pochi gradi di distanza, e collimeremo lo strumento, quindi faremo sì che lo strumento possa dare il meglio, possa lavorare al 100% delle sue potenzialità, grazie a una collimazione il più possibile raffinata. Quindi sfocando una stella ad elevatissimi ingrandimenti, si parla di almeno 2 volte il diametro espresso in millimetri dello strumento, quindi per un 250 mm circa 500 ingrandimenti, vedremo se la figura della stella è regolare, se si sfoca in maniera uniforme, che se forma un cerchietto di luminosità costante. E in base alle correzioni da fare agiremo sulle viti di regolazione. Quindi, nel frattempo, oltre alla collimazione dello strumento, possiamo fare altre operazioni molto, molto utili, tipo ad esempio rimettere l'orologio al computer. L'orologio al computer purtroppo non è sempre così infallibile e quindi va rimesso con una tolleranza massima di 10-15 secondi, non oltre, perché le immagini planetarie in alta risoluzione, se vogliono avere una valenza scientifica, è bene che siano temporizzate almeno al minuto, senza, diciamo, con il minore errore possibile. Quindi rimettiamo l'orologio perché poi al momento della registrazione del filmato, l'ora del filmato verrà memorizzata nel file e quindi avremo ben precisamente la temporizzazione di quel dato filmato. Attenzione ai sensori, agli apparati che riprendiamo, che usiamo, perché alcune webcam registrano come orario del filmato quello iniziale, altre quello finale. Quindi facciamo un po' di prove, vediamo qual è la caratteristica con cui il nostro filmato si memorizza e in base a questo poi tempificheremo l'immagine sull'ora centrale del filmato. Quindi se noi facciamo un filmato da 2 minuti che viene memorizzato come iniziato alle 22:00, ipotizzo, quel filmato finirà alle 22:02 perché dura 2 minuti, e
ma verrà temporizzato come 22.01, cioè nel punto medio del filmato. Questo per evitare che possano crearsi degli errori sulle misurazioni dei dettagli atmosferici dei pianeti. Quindi tempifichiamo bene il computer, collimiamo lo strumento, attendiamo che si stabilizzi lo strumento. Un'altra operazione molto importante che può aiutare è la focheggiatura fine dell'oggetto. Quindi collimato lo strumento, montiamo il nostro sensore, webcam o telecamera che sia, o sensore CCD appunto, e iniziamo a focheggiare il soggetto. La focheggiatura ovviamente è molto semplificata se si ha a disposizione un focheggiatore elettrico, che può ovviamente muovere molto finemente, senza trasmettere vibrazioni allo strumento, la messa a fuoco. Questo fa sì che già a video si riesca con un piccolo telecomando, un filocomando, a controllare in diretta quello che si sta mettendo a fuoco in maniera più precisa possibile. Ora, una volta fatte queste cose, dobbiamo iniziare a parlare un pochettino anche dei sensori che si utilizzano. Allora, fino a circa 15-18 anni fa anche, i primi Astro Imager usavano delle classiche webcam che si usavano per internet, per la chat, eccetera. Questi erano strumenti sicuramente economici, quindi molto alla portata di tutti, che hanno veramente rivoluzionato l'ambiente astronomico a livello di imaging planetario. La webcam, essendo poco costosa, ha fatto sì che moltissimi appassionati si dotassero di questo strumento e al tempo stesso si scambiassero informazioni grazie ad internet che si diffondeva in quei tempi, ovviamente siamo intorno al 2002-2003, e quindi la possibilità di scambiare informazioni, di scambiare consigli, ha dato modo all'imaging planetario di crescere in maniera velocissima nel giro di pochissimi mesi. Per molti anni si sono usate le webcam proprio per le loro caratteristiche veramente eccezionali di economicità, sensibilità, risoluzione. Diciamo, la parte del leone l'hanno fatta sicuramente le Philips, Vesta e Tucam, ma ci sono state altre webcam comunque utilizzate per astronomia che hanno dato risultati accettabili. E quindi ecco, dalle webcam negli ultimi anni poi ci si è passati a sensori via via sempre più sofisticati, studiati appositamente per astronomia con particolari caratteristiche di sensibilità, di velocità di scaricamento dei file, di velocità appunto di acquisizione, che hanno ulteriormente potenziato questo mezzo di ripresa. Già la webcam comunque permetteva di riprendere i pianeti con una risoluzione mai vista fino a quegli anni. Considerate che fin quando si usava la pellicola, praticamente la risoluzione che si riusciva a ottenere permetteva di vedere, quando andava bene, la divisione dei Cassini solamente sui punti più esterni delle anse. Con la webcam, più di una volta si sono riprese addirittura la divisione di Encke, che è molto ma molto più sottile e più difficile da vedere. Questo sempre in serate di Sing ottimali. Quindi la differenza, diciamo, come risoluzione tra la webcam e la vecchia fotografia chimica, io l'ho stimata in circa tra le 5 e le 10 volte migliore. Quindi si è avuto a disposizione, chi aveva uno strumento a 20 cm poteva ottenere immagini come quelle che otteneva con una fotografia uno strumento da 2 metri, circa 10 volte più grande. Le proporzioni a livello di, diciamo, di dettaglio erano molto simili a questo rapporto. Dalle webcam ovviamente si sono sviluppate nuove camere, come dicevo, con sensori a colori in bianco e nero. Il sensore a colori ovviamente è più semplice da gestire perché permette di eseguire una ripresa in diretta del pianeta e praticamente senza dover usare filtri per la tricromia o altri sistemi per ricomporre l'immagine
a colori. Il filtro, i sensori in bianco e nero invece per ottenere una ripresa a colori hanno bisogno di tre filmati separati, uno per ogni canale colore, in grado poi di poter ricostruire una tricromia in fase successiva di elaborazione. Tutto questo ovviamente deve essere fatto in tempi molto molto rapidi, perché il pianeta, soprattutto i pianeti giganti come Giove e Saturno, girano molto rapidamente, hanno rotazioni di circa 10 ore intorno al loro asse. Questo significa che se non vogliamo, che i nostri dettagli vengano mossi per effetto della rotazione del pianeta, dovremo usare dei tempi di esposizione, dei filmati, più, diciamo, adeguati a non superare determinati limiti. Per Giove questi limiti sono circa di 2 minuti, per Saturno qualcuno osa fino a 4 minuti, ma siamo già a livelli molto rischiosi. Io in genere uso sui 3 minuti e mezzi di ripresa per un filmato su Saturno. Quindi 3 minuti di filmato in tricromia con una telecamera a colori, oppure 3 minuti che sarebbero circa un minuto per ogni canale per riprese in bianco e nero. Avere un minuto a disposizione per ogni canale ovviamente limita il numero di frame a disposizione, proprio perché in un minuto si riescono a registrare meno fotogrammi. E quindi hanno, diciamo, si ha meno informazione a disposizione. Il vantaggio delle camere in bianco e nero, però, dall'altra parte, è quello di avere a disposizione un sensore completamente dedicato a quel canale colore e quindi una risoluzione migliore che in linea di massima è quantificabile in circa una volta e mezza quella del sensore in bianco e nero, a colori, scusate. Quindi, per quanto riguarda i sensori, ovviamente a livello di prestazioni pure, sicuramente quelli in bianco e nero danno qualcosina in più. Però a livello di praticità e di semplicità di utilizzo, ovviamente quello a colori è molto ma molto più indicato per chi inizia e per chi magari non ha possibilità di usare una ruota portafiltri, che non sempre è utilizzabile, soprattutto sugli strumenti Newton che hanno un'estrazione del fuoco piuttosto bassa generalmente. Una volta inquadrato quindi il soggetto con un sensore, indipendentemente da quale sensore abbiate scelto, dovremo aver preparato anche la focale giusta per ingrandirlo nella maniera adeguata. Ovviamente lavorare al fuoco diretto, cioè applicando solamente il sensore al fuoco primo dello strumento, non ci dà un ingrandimento sufficiente nella gran parte dei casi. La focale che dobbiamo ottenere deve essere molto lunga, ma non troppo, quindi deve avere una focale giusta per registrare i dettagli minimi che lo strumento ci permette di registrare. Questa focale quanto deve essere? Allora, io ho trovato una formuletta molto semplice, che si basa sulla dimensione del pixel del sensore che stiamo usando. Per esempio, la Philips Vesta, tutte le Philips o anche altre camere più recenti che hanno lo stesso tipo di sensore, come la DBK21 che uso io, hanno dei pixel, dei sensori 640x480 pixel, con pixel ciascuno da 5,6 micron. 5,6 micron sono una misura piccolissima, ma ovviamente il sensore è piccolo. E la risoluzione elevata si ottiene proprio grazie ai pixel così piccoli. Avere pixel da 5,6 micron significa dover allungare la focale ad un valore che possiamo ottenere moltiplicando diciamo, questo numero, 5,6 micron, per 5. In questo caso ottengo 28. 5,6 per 5 fa 28. E cosa sarebbe questo 28? Sarebbe in pratica il rapporto focale ottimale che io devo utilizzare per risolvere i dettagli più fini che lo strumento mi può permettere di vedere. 5 è una costante che permette proprio di rapportare la dimensione del pixel a quella del rapporto focale dello strumento. Quindi, se io ad esempio ho un altro sensore che ha pixel molto più piccoli, tipo da 3 micron, con questo sensore avrò bisogno di un rapporto focale molto più breve, 3 per 5 fa 15, quindi 3
uno strumento con un rapporto focale F15, mentre con il mio Pixel da 5,6 micron dovrò usare un rapporto focale di F28. Quindi un F28 significa che se io ho uno Smith Cassegrain, che è tipicamente un F10, dovrò usare una Barlob o un sistema per aumentare la focale, che può essere un telextender ad esempio, o quindi o una Barlob appunto, che mi porti questo F10 originale a un rapporto F28. F28 significa usare quindi una Barlob che è circa 3x, perché l'F10 originale moltiplicato per una Barlob 3x arriva a un F30, è come se noi avessimo uno strumento F30. Per lo strumento, per il sensore dell'altro esempio, che aveva pixel da 3 micron, che sono una misura probabilmente al limite, non credo nemmeno esistano sensori con pixel così piccoli, avremmo avuto, diciamo, bisogno solamente di un F15, perché 3x5 fa 15, quindi lo Smith Cassegrain da F10 avrebbe avuto bisogno di un fattore di moltiplicazione di 1,5x, quindi una Barlob 2x già avrebbe dato un ingrandimento troppo elevato. Avendo io un Newton F5, ovviamente per raggiungere F28 devo introdurre una Barlob circa 6x, per la precisione 5,6x. Barlob di questo tipo ovviamente non esistono. Uno potrebbe attrezzarsi con delle prolunghe che possono amplificare il potere di una Barlob, ma per ottenere 5,6x da una Barlob 2x devo fare una Barlob che ha un tubo lungo circa 4 volte quella della Barlob originale. Significa avere un tubo lunghissimo, instabile, che può flettersi, che mette a dura prova il focheggiatore e quindi è, diciamo, fisicamente improponibile. Quindi, per chi ha strumenti a focale sostanzialmente corta, è sicuramente preferibile allungare la focale con un telextender. Telextender significa la proiezione oculare, quindi avere un oculare che fa quello che fa la Barlob, praticamente ingrandisce l'immagine, ma ovviamente usando oculari con focali molto molto corte, tipicamente tra gli 8 e i 12 mm, potremmo amplificare moltissimo la focale in uno spazio molto molto breve. Quindi quello che uso io, ad esempio, cerco di farvelo vedere, è un telextender. Questo qua, che è motorizzato, tra l'altro, ho messo una specie di motorizzazione guidata da questo motorino. Praticamente l'oculare è all'interno, non so se si riesce a vedere adesso, eccolo qua, è già fissato all'interno del telextender, e praticamente quello è un oculare da 8 mm. Con questa semplice distanza, con una distanza molto molto breve, eccola qua, riesco a ottenere i 6x di cui ho bisogno e quindi raggiungo la focale di circa 8 metri, 8 metri e mezzo su 36 centimetri e circa 7 metri sul 25 centimetri, focali che sono ottimali per il tipo di sensore che ho io, che è appunto quello di una DBK21, che è lo stesso poi della Vesta e Tucam, con pixel da 5,6 micron. Quindi ripeto, per trovare il rapporto focale ideale per ottenere il massimo dal nostro strumento, basta moltiplicare la dimensione del pixel per 5, quindi otterrò il rapporto focale che devo raggiungere con Barlob o telextender e poter ottenere quindi un ingrandimento ideale per registrare tutti i dettagli possibili. Spero che la trasmissione vada regolarmente, perché per ora non c'è nessuna domanda. Comunque io proseguo ovviamente con la descrizione delle riprese astronomiche in alta risoluzione. Una volta quindi raggiunta la focale ideale per registrare tutti i dettagli planetari che ci può permettere di vedere lo strumento, andremo a regolare i vari parametri di ripresa del sensore, della telecamera o webcam che sia. Questi parametri sono essenzialmente tre: il tempo di esposizione, il guadagno e il frame rate. Il tempo di esposizione ovviamente va a
diciamo, gestito nello stesso momento in cui si gestisce il guadagno. Noi potremo ovviamente impostare un tempo di esposizione basso, quindi velocissimo, con un guadagno alto, quindi un'amplificazione della luce operata dall'elettronica abbastanza elevata, o viceversa usare un tempo lento e un guadagno basso che ci permette di ottenere immagini meno granose, meno rumorose, però con un tempo di esposizione più lungo rischiamo di di ottenere frame piuttosto degradati dalla turbolenza dell'aria, perché la turbolenza dell'aria ovviamente avrà più tempo per deformare l'immagine nell'arco del nostro fotogramma. Se noi su Saturno usiamo ad esempio un quinto di secondo, che è un tempo tutto sommato facilmente, con cui si potrebbe facilmente esporre Saturno a un guadagno medio, ovviamente con un quinto di secondo noi avremo un tempo piuttosto lungo in cui la turbolenza ovviamente ci impasterà abbastanza evidentemente l'immagine. Quindi in questo caso sarebbe bene usare un tempo più breve, tipo un decimo di secondo, con un guadagno più alto. Io addirittura, se posso, se la trasparenza è abbastanza buona, utilizzo un quindicesimo di secondo su Saturno e il guadagno a manetta, quindi al massimo, in modo da poter utilizzare il tempo più breve possibile e quindi congelare meglio, fermare meglio la turbolenza dell'aria e quindi ottenere delle immagini più ferme e più dettagliate. Ovviamente, avendo il guadagno al massimo, avrò delle immagini tutte piuttosto granose, piuttosto rumorose. Questo però in fase di elaborazione potrà essere, questo difetto potrà essere piano piano mediato sommando più fotogrammi. Infatti, avendo un tempo piuttosto breve, tipo un quindicesimo di secondo, io potrò memorizzare 15 fotogrammi al secondo, cosa che magari usando un tempo più breve, tipo un quinto di secondo, non avviene perché io avrò solamente 5 frame possibili in un secondo. Quindi avrò molti frame, diciamo piuttosto granosi, però con una risoluzione migliore di quelli che potrei avere con un tempo più lungo. Quindi il consiglio che do sicuramente quando andiamo a riprendere un oggetto planetario è quello di usare il tempo a disposizione più breve possibile, compatibilmente con le possibilità fisiche del sensore, cioè utilizzare il tempo più breve che ci permette, regolando il guadagno abbastanza alto, diciamo ben oltre i tre quarti, di avere una luminosità del soggetto ovviamente abbastanza elevata. La luminosità del pianeta ovviamente deve essere sufficiente perché? Perché in fase di elaborazione poi questa luminosità permetterà ai programmi di allineamento di vedere il pianeta e di allinearlo secondo diciamo, una precisione migliore. Se il pianeta è troppo debole, la luminosità in genere si misura in ADU, praticamente una scala che va da 0 a 255 conteggi, e questo significa che il nero sarà 0 e 255 sarà il bianco. Il pianeta dovrebbe avere almeno 150-170 ADU, quindi avere più della metà della luminosità rispetto al nero. Se noi riusciamo ad arrivare anche a 200-220 ADU sarebbe ancora meglio, però questo su Giove è possibile, però su Saturno, che come dicevo all'inizio è molto più debole, è preferibile avere un tempo molto veloce, più veloce, e magari sacrificare un pochettino il guadagno, quindi avere una grana un pochettino superiore, e anche la luminosità. Infatti io su Saturno in genere ho intorno ai 150-160 ADU, non di più. Proprio perché avendo una focale elevata, un tempo breve e nonostante il guadagno al massimo, la luminosità che riesce a fornire lo strumento non permette di superare questi valori. Quindi, criteri da seguire sono, come dicevo, tempo di esposizione breve, più frame possibili, quindi se riesco a ottenere 15 frame al secondo con un quindicesimo di secondo è perfetto. Se ho un decimo di secondo di esposizione, ovviamente potrò scaricare solamente
10 frame al secondo e così via, ovviamente. E allo stesso tempo guadagno al massimo e tempo di esposizione quindi più breve possibile. Quindi a questo punto, quando ho regolato il guadagno, ho regolato il tempo di esposizione, il frame rate e ho messo bene a fuoco il pianeta, posso iniziare a registrare i filmati. Quindi avvio la registrazione nei momenti in cui magari ci sembra migliore il zing, che sembra l'immagine più stabile, e inizio a registrare questi filmati con una lunghezza che appunto dipende dalla rotazione del pianeta. Su pianeti tipo Giove e Saturno, questo tempo è intorno ai 2-3 minuti, 4 al massimo per Saturno. Su pianeti più lenti, tipo Marte ad esempio, che ha un tempo di rotazione più o meno di 24 ore, simile a quello della Terra, ovviamente questo tempo può essere allungato perché, essendo più lento il pianeta, i dettagli si muovono più lentamente. E quindi su Marte si potrebbero anche rischiare 5 minuti di filmato, di lunghezza del filmato. Quindi otterremo in tutti questi minuti di registrazione una quantità di fotogrammi enorme. E tipicamente su Saturno io lavoro con diciamo 15 frame al secondo e in 3 minuti, sono 180 secondi, ottengo 2700 frame. Quindi 2700 frame registrati in circa 3 minuti di tempo sono una quantità più che sufficiente per ottenere una buona immagine se il zing ce lo permette. Durante la registrazione del filmato, ovviamente non potremo starci a spasso perché dovremo controllare che il pianeta sia sempre bene al centro del sensore. Il sensore, ovviamente, è l'inquadratura che ci permette di visualizzare a monitor il pianeta. Quindi in questi 3 minuti dovremo cercare con la pulsantiera, con i movimenti impostati alla velocità minima, di tenerlo sempre il più fermo possibile, in modo da non farlo andare soprattutto fuori dal sensore, cosa che pregiudicherebbe completamente l'utilizzo di quel filmato. Quindi tenerlo fermo a quegli ingrandimenti non sempre è semplice, soprattutto perché avendo un ingrandimento elevato, il campo inquadrato è piccolissimo, quindi avremo un pianeta grande, sì, però anche dei margini di errore molto piccoli per poterlo controllare all'interno del nostro sensore. Quindi tenerlo sempre, diciamo, nei pressi del centro. Lo stazionamento equatoriale ci può aiutare, ma non è fondamentale perché avendo, diciamo, comunque bisogno di correzioni continue, potremo facilmente tenere al centro il pianeta con la pulsantiera. Sicuramente avere uno stazionamento preciso aiuta, però non è fondamentale. Questo per diciamo, portare all'attenzione un altro aspetto, che la montatura, volendo, potrebbe essere anche non precisissima, perché ad esempio sui pianeti, dovendo controllare anche, si può dire, qualsiasi folata di vento che potrebbe far muovere il nostro soggetto dal sensore, sarà bene avere dei controlli continui da poter usare istantaneamente qualora ce ne fosse bisogno, che ovviamente non rendono necessaria una montatura dalla precisione spaventosa. Ovviamente tutto sarà più semplice con una montatura precisa, però anche una montatura normale, non precisissima, piuttosto economica anche, diciamo, permette di ottenere buone immagini planetarie. L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione sulle montature è il fatto che la vibrazione dei motori non vada a ripercuotersi con qualche risonanza sul tubo ottico. Questo deteriorerebbe in maniera mostruosa le immagini, perché queste vibrazioni, seppur finissime, in genere indotte dai motori quando non sono ben controllati dall'elettronica, soprattutto i motori passo passo tendono, se non ben controllati, a dare questi fenomeni, e possono crearci delle immagini, degli sdoppiamenti dell'immagine, delle
praticamente dei problemi che poi sono difficilmente risolvibili in fase di elaborazione. Quindi registriamo il filmato, attenzione alle vibrazioni indotte dai motori, bilanciamo bene lo strumento perché uno strumento ben bilanciato sicuramente permette un inseguimento più fluido del soggetto e una volta registrato il filmato possiamo andarlo ad elaborare. Per l'elaborazione ovviamente si apre un secondo universo che comunque si può riassumere in genere abbastanza facilmente in pochi comandi a seconda dei programmi che uno preferisce usare. Ci sono vari freeware in grado di eseguire l'operazione di somma, allineamento dei fotogrammi di un filmato. I principali ovviamente li conosciamo tutti, sono Iris e Registax. Io personalmente ho sempre usato Iris, con cui mi trovo piuttosto bene, e per Iris ad esempio si può, una volta decodificato il filmato, lanciare l'operazione allinea e somma, allinea stack si chiama, con cui l'operazione viene eseguita automaticamente dall'inizio alla fine. Questo permette di far lavorare il computer senza dover star lì a controllare, e questo, diciamo, è una caratteristica molto importante perché l'operazione di allineamento e somma può durare anche ore a volte. Non si tratta di elaborare centinaia e centinaia di frame, di allinearli, di metterli, diciamo, bene a registro, di sommarli, quindi sono operazioni comunque piuttosto lente, nonostante anche l'uso di computer magari veloci, si ha sempre bisogno di una certa quantità di tempo. E questa forse è la fase un pochino più noiosa, perché a registrare un filmato ci vogliono 2 minuti e farlo elaborare magari ci vogliono 2 ore. Una volta elaborato il filmato, Iris ci fornirà i 3 canali colore, per il canale rosso, verde e blu, che sono in pratica il succo del filmato che abbiamo registrato ed elaborato. Quindi dovremo decidere quanti frame sommare con Iris. Questo si fa, mi sono dimenticato, lo riprendo ora. Al momento dell'inizio dell'allineamento e somma si devono impostare il numero di frame che si decide di sommare rispetto al totale. Se noi abbiamo filmato con 3.000 frame, potremmo sommarne 1.000, 2.000, 1.500 a seconda del sing. Perché? Perché magari un sing pessimo fa sì che i fotogrammi buoni siano pochi generalmente, quindi quando il sing non è molto buono, di 3.000 frame magari se ne sommano 1.000. Mentre quando il sing è migliore, e quindi ci sono molti più fotogrammi di qualità elevata, potremo sommare una quantità di fotogrammi ben superiore. Sono arrivato addirittura a registrare qualcosa come a sommare qualcosa come circa l'80% dei fotogrammi su dei filmati molto buoni che ovviamente presentavano moltissimi frame di alta qualità. Quindi su filmati da 2000 frame sono arrivato a sommare tipo 1600 frame, quindi quasi tutti, scartando solo quelli peggiori. Ok, quindi tornando all'elaborazione, un'altra cosa importante da tenere in considerazione è appunto, una volta ottenuti i 3 canali rosso, verde e blu non elaborati ma sommati, perché il programma ci somma tutti i fotogrammi, ma poi questi fotogrammi vanno elaborati, vanno ulteriormente contrastati per far sì che i dettagli possano venire fuori. Sommando molti fotogrammi si ottiene una maggiore dinamica dell'immagine, quindi ci permette questo fatto di poter usare delle maschere di contrasto, quindi dei filtri per tirar fuori i dettagli molto potenti. Quindi queste maschere di contrasto in genere è bene usarne a raggio fine, quindi con un raggio di
piccolo, diciamo, piccola entità, in genere sotto al pixel, quindi da un pixel o 0,8, 0,6 pixel, e fattori molto elevati, quindi dei filtri con un potere molto elevato, ma raggio piccolo, quindi con un raggio piccolo andremo a cercare dei dettagli fini che l'immagine potrà contenere. Quindi ecco, sarà bene usare questi filtri però con la dovuta accortezza, in quanto usarli in maniera eccessiva potrà sì fornire un'immagine più spettacolare, magari più impressionante, però introdurrà dei difetti, degli artefatti cosiddetti, che potranno deformare un pochettino la realtà, nel senso creeranno dei doppi bordi magari dell'immagine, sdoppieranno un dettaglio. Potranno creare degli aloni chiari intorno alle zone scure e viceversa. Quindi si potranno ottenere, se non si sta attenti con l'uso di questi filtri, degli effetti negativi che andranno a rendere meno leggibile, meno dettagliata, diciamo meno affidabile la misurazione dei dettagli di un'immagine. Misurazioni che poi vengono eseguite da esperti che magari seguono l'atmosfera planetaria. Io ho una serie di indirizzi email a cui mando le immagini che ottengo, e queste persone a cui mando le immagini studiano proprio costantemente le immagini riprese dagli amatori a livello mondiale per ricostruire l'andamento atmosferico dei pianeti tipo Giove e Saturno, che hanno delle atmosfere attivissime. Quindi sarà bene, ecco, usare un'elaborazione abbastanza delicata per non esagerare, anche perché poi tenersi, diciamo, bassi sull'elaborazione permette in qualsiasi momento di poterla aumentare. Viceversa, se si esagera, non è più possibile tornare indietro, quindi si ottengono magari dei risultati, diciamo, completamente rovinati e irrecuperabili. Oh, quindi riprendere e lavorare con, diciamo, con i guanti di velluto e quindi porre queste immagini ottenute all'attenzione di persone che possono eventualmente ritenerle utili per scopi scientifici. Non è detto che immagini bruttine a volte non riservino delle sorprese. È successo spessissimo che in immagini comunque non dettagliatissime si siano ritrovati dei dettagli non magari ripresi nella loro più piccola, diciamo, nel loro più piccolo aspetto, però si siano comunque registrati dei dettagli fondamentali per studiare l'andamento dell'atmosfera di questi pianeti. Recentemente molti astrofili hanno fatto comunque scoperte sensazionali, cose che magari un tempo non avrebbero potuto senza queste tecniche. Weasley ha scoperto due impatti su Giove negli anni scorsi. Su Saturno gli amatori hanno dato ottime immagini della tempesta che si sta svolgendo in questo periodo. Personalmente mi è capitato anche di montare un video fatto con immagini ottenute da filmati successivi, quindi ho ripreso dei filmati di Saturno ogni 4 minuti per circa un'ora. Montando questi fotogrammi ottenuti praticamente si può ricostruire la rotazione del pianeta e quindi vedere il pianeta proprio ruotare in diretta, accelerato ovviamente. E questo ha permesso di vedere anche dei dettagli sugli anelli di Saturno, dettagli che probabilmente sono dovuti a quelli visibili sulle sonde che hanno fotografato Saturno, tipo la Cassini o la Viking, riconducibili quindi agli Spock, che sono questi raggi neri che compaiono ogni tanto su Saturno e che ruotano insieme al campo magnetico di Saturno in circa 10 ore, e quindi anche in ambito amatoriale si è potuto dare un contributo scientifico all'avvistamento di questi dettagli che prima si ritenevano alla portata solamente delle sonde. Quindi ecco,
l'amatore può dare in qualsiasi momento dei contributi utilissimi anche a livelli scientifici. Tra le domande che mi erano state fatte, c'erano anche quelle relative a un'eventuale postazione fissa per un telescopio ad uso planetario. La postazione fissa è sempre una grande comodità, quello non si mette mai in dubbio perché significa avere lo strumento sempre pronto alla ripresa senza doversi trascinare dietro decine e decine di chili di materiale. E per quanto sia quindi lo strumento ideale che posso consigliare come rapporto prestazioni costi anche perché adesso dipende anche da quello che uno vuole investire su un determinato tipo di strumento. Sinceramente quello che diciamo posso consigliare è quello di uno strumento sicuramente un riflettore, quindi Newton in gran parte dei casi, ma volendo anche uno Smith Cassegrain va bene, e di apertura tra i 35 e i 40 centimetri. Questo è un valore che ci permette già di ottenere immagini di elevatissimo dettaglio e di poter sfruttare gran parte delle serate di bonsing che ci sono in Italia. Strumenti più grandi rischiano di essere più spesso tagliati fuori a livello di risoluzione dalle condizioni atmosferiche che non permettono il raggiungimento di, diciamo, di risoluzioni così elevate come potrebbero fornire strumenti di questo diametro. Un'altra cosa legata a questo fatto ovviamente è quello della montatura. Ovviamente uno strumento Newton da 35-40 cm va sostenuto con una montatura molto robusta. Un EQ6, ad esempio, è già molto fuori dalla portata di questo tipo di strumento, perché ovviamente si parla di strumenti piuttosto lunghi e pesanti. Un EQ6 in genere sostiene bene un Newton fino a 25-30 cm al massimo. E invece uno strumento Smith Cassegrain da tipo i 14 pollici che si trovano in commercio abbastanza facilmente, volendo potrebbe essere controllato anche da un EQ6 in modo abbastanza buono. Ovviamente salendo di diametro e andando allo strumento Newton l'EQ6 non è più sufficiente, quindi se si utilizza una montatura piuttosto economica e comunque di buone prestazioni come l'EQ6, e quello che posso consigliare è al massimo uno strumento catadiottrico da 14 pollici, tipo mid o Celestron che sia, oppure un Newton di circa 30 cm. Oltre, sinceramente, inizia a essere un po' difficoltosa la cosa. Io riesco a montare un 36 cm su un EQ6 grazie al fatto che ho realizzato una montatura a giorno dello strumento molto leggera, che poi è visibile anche sul mio sito www.cristianfattinanzi.it, e questa montatura così snella permette al tubo ottico di pesare circa 20 kg e quindi di essere controllato discretamente anche da un EQ6. Questa però è una montatura piuttosto particolare che, essendo completamente a giorno, mette anche un po' a rischio le ottiche perché rimangono molto esposte ad eventuali urti o sporcizia, eccetera. Quindi, ecco questi consigli che posso dare per quanto riguarda la ripresa in alta risoluzione. È fondamentale avere una metodologia di lavoro precisa, metodica e pignola, se vogliamo anche, perché tutto dovrà essere a puntino, in quanto la forza della catena, come si dice, è data dall'anello più debole. Se noi abbiamo strumentazione sofisticatissima, costosissima, in posti bellissimi, ma poi ci dimentichiamo di collimare bene lo strumento, ovviamente otterremo risultati scadenti e probabilmente delusioni cocenti, perché per una banalità magari non abbiamo tenuto conto di un aspetto. Quindi tenere bene a bada tutti questi fattori permette di avere il massimo dalla strumentazione di cui disponiamo. Sto controllando se c'è qualche messaggio dalla chat. Vediamo.
sembra tutto in ordine, non ci sono domande. Se qualcuno vuole intervenire, posso rispondere anche in diretta ad eventuali domande o dimenticanze che potrebbero comunque esistere tra tutto quello che ho detto. E spero che sia stata una lezione interessante e per qualsiasi domanda sono disponibile a essere contattato via mail. Sul mio sito ci sono tutti i recapiti e posso anche fornire delle guide che spesso mi vengono richieste per la ripresa in alta risoluzione. E con questo, ecco, posso augurarvi solo notti serene e stabili, e quindi buon singer e buone riprese a tutti quanti.